Ciao e benvenuti ad una nuova puntata di Tech Chiacchiere, la rubrica dove condivideremo con voi le nostre esperienze e la nostra curiosità nello sviluppo software. Io sono Erika. Io sono Davide e oggi parliamo di integrazione. Integrazione tra software e sistemi. Al mondo d'oggi siamo immersi nella tecnologia, abbiamo applicazioni, voice, bot, siti web, abbiamo un mondo di cose fantastiche, le aziende parlano in altri linguaggi, le aziende sotto hanno sistemi abbastanza anzianotti, pensiamo alle banche, pensiamo alle assicurazioni. E come facciamo a far dialogare i vecchi sistemi legacy di determinati clienti con le nostre nuove sfavillanti app scritte in modalità ibrida? Lo facciamo tramite contratti, stipuliamo dei contratti tra quelli che sono i sistemi, per cui più in generale parliamo di integrazione di sistemi tramite contratto e tramite verbi. Ma sì. Non i contratti quelli che si fanno dal notaio, vero? No. Creiamo delle strutture di dato in cui i due sistemi si parlano e diranno: ok, io sono Tizio e il modello su cui basiamo la nostra comunicazione è questo, ed è chiaro a tutti e due. Mm-hmm. Quindi delle interfacce. Esattamente. Ok, adesso che abbiamo stabilito la struttura che c'è una struttura del dato, dobbiamo anche definire come questi due sistemi si parlano, no? Okay. E quindi andiamo a definire la semantica dei verbi. Semantica, ovvero il significato di quello che ti sto inviando. Esattamente. Quindi, oltre al dato in sé, anche che cosa ci devi fare. Esattamente. Per esempio, a noi sta capitando ultimamente che stiamo sviluppando su due fronti differenti un'applicazione, lui tramite un software desktop, io tramite un plugin per WordPress, e ad un certo punto questi due software si devono parlare. Riusciamo a lavorare in maniera praticamente indipendente l'uno dall'altro, perché ad un certo punto ci siamo messi a tavolino e abbiamo detto che il mio software dovrà fare determinate cose quando lui invia determinati dati e per me il contrario. L'abbiamo deciso appunto perché abbiamo deciso la struttura dei dati che ci inviamo e i verbi che andremo ad utilizzare. Esattamente. I verbi sono quelli HTTP. Come get, post, put, patch, delete, options, ce ne sono tanti altri. Questi che vi abbiamo nominato sono quelli standard che si utilizzano di più. Sì, sono i più utilizzati e quelli che effettivamente fanno qualcosa. Cioè, ad esempio, tramite una post, la mia applicazione dirà al suo backend di creare qualcosa nel suo database o nel suo repository di dati, ma a me non interessa sapere come il suo mondo funziona, ma a me basta sapere la struttura del dato. Tutto il resto, quello che c'è intorno, dall'HTTP al www ai verbi stessi, sono delle implementazioni standard che già esistono nei protocolli, insomma. Ed è questo il nostro contratto standard. Esatto. Potremmo anche inventarci cose non standard? No, non possiamo inventarci protocolli non standard, anche perché già i verbi ci dicono cosa possiamo fare con quel verbo. Appunto, post, diciamo, al server crea questa risorsa. Il put invece dice: io ti mando una nuova risorsa con lo stesso identificativo, quindi sostituisci i nuovi dati con quelli che tu avevi. Se invece vogliamo semplicemente modificare qualche dato già esistente, diciamo soltanto, diamo soltanto un patch, cioè diciamo al server modifica soltanto questi dati di questa entità. Sempre mandando l'identificativo e esatto. Il dato da modificare. È chiaro che il server mi dovrà dire cosa ha fatto e cosa è riuscito a fare. Soprattutto perché se tu sei l'interfaccia con l'utente, l'utente deve sapere se l'operazione è andata a buon fine oppure no. Esatto. Quindi il mio server risponderà con gli status code, sempre HTTP, che si identificano in quattro fasce. Esatto. La fascia del 200, la fascia del 300, la fascia del 400 e la fascia del 500. Sono quindi, come capite, dei numeri ai quali sono stati dati dei
significati. Esatto. Non tratteremo il 500 perché fa parte degli errori del server, quindi sono errori più che altro legati o alla programmazione a basso livello o alla sistemistica. Ci occuperemo per la maggior parte dei casi, ci occuperemo dei primi tre. Sì. Per cui abbiamo ad esempio il 200. 200, per esempio, quello che ci capiterà di più di utilizzare sarà il 201, che significa semplicemente creato. Esatto, quando diamo una post al server, diciamo ok, creami questo nuovo dato, questa risorsa, il server al completamento dell'operazione ci crea 201, l'ho creato. E non serve nemmeno che io ti mandi altri dati, tipo un JSON con message. Success true. Ma è message, ok. Esatto, non ne abbiamo bisogno. Non ne abbiamo bisogno. Già è autocontenitivo, già appunto parliamo sempre di semantica, proprio perché sappiamo cosa significa. Ed è uno standard, appunto, cioè esatto. Se io domani devo collaborare con un'altra persona, quest'altra persona non è che deve sapere che gli arriverà un JSON message, ok, gli arriva 201. Esatto. Un altro status code che potrebbe capitarci di utilizzare in questo progetto, ma che in generale vediamo ovunque, è il 404. Oh, esatto, 404 che spesso viene identificato come pagina non trovata, ma la pagina è una risorsa. Quindi se una pagina è una risorsa, 404 più in generale si riferisce al fatto che il server non ha trovato la risorsa che gli abbiamo richiesto. Per cui voglio un utente con username Pippo, il server farà le sue computazioni, dopodiché mi dirà questo Pippo non esiste nel mio server, ma non ha bisogno di mandarmi un dato dicendomi guarda che non c'è. Basterà, mi dice 404, basta, la mia applicazione saprà interpretare, gestire, e non è meglio questa... Sì. Se l'ha gestita dalla quantità di 404 che vediamo in giro per il web, insomma, molte volte non viene gestito. Esatto. E però la cosa buffa del 404 è che ci sono intere librerie di immagini di pagine 404 esilaranti, in cui esatto. I mostriciattoli si mangiano i server o fantasmini ti vogliono semplicemente indorare un po' la pillola sul esatto. Fatto che non c'è niente. Un'altra status code che utilizzeremo, un bel 403. Esatto. Non hai diritto ad accedere alla risorsa. No, l'utente che sta cercando, sappiamo chi è quell'utente, ma non ha i diritti per accedere a quella risorsa. Quindi vuole effettivamente, non so, cambiare la password di amministrazione. Non può farlo perché può cambiare solo e soltanto la sua password. Oppure un utente non loggato e vuole accedere ad una risorsa per utenti loggati. Sì, anche se però in quel caso abbiamo uno status code che è 401, non sei proprio autorizzato a fare cose. Uno status code poco utilizzato, ma che in realtà è molto parlante, è il 422, l'unprocessable entity. Spesso quando ne parlo con i colleghi, io faccio per lo più back-end, non viene interpretato nella maniera giusta. Cosa significa? Che il dato che mi sta mandando l'applicazione o il client non è come me l'aspetto. C'è un errore di validazione di qualsiasi tipo, ad esempio il nome utente ad esempio esiste già, quindi non può essere accettato. Oppure semplicemente non mi stai mandando l'email di registrazione. Quindi è un po' un errore generico alla fine. È un errore che identifica il fatto che la risorsa che tu stai cercando di impormi non rispetta i parametri di validazione, cioè io non posso accettare questa tua richiesta. Okay, quindi si basa più sulla validazione. Esatto, okay. Esatto. Quindi già da come capite ci sono tanti status code, non me ne ricordo il numero esatto, però per ogni fascia ce n'è un po', soprattutto nella fascia del 400. Esatto. e quindi si può cercare esattamente il proprio errore in mezzo a questa lista di status code. Una cosa buffa della fascia del 400 è un easter egg, il 418, I'm a teapot. Ciao. Cioè, sono una teiera, non mi puoi chiedere di fare il caffè. Esatto, quindi non serve sostanzialmente a niente. No. Se volete usarla come easter egg nelle vostre applicazioni, fatelo
un grano salis, perché esatto, non vuol dire niente, e quindi potreste generare le ire del vostro front-ender. Esattamente. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, fateci sapere nei commenti se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. A presto! A presto, ciao a tutti! Ciao.